Ciao a tutti ragazzi e ragazzi, come state? Bentornati in un nuovo video. Sì, non è venerdì, ma oggi mi vedete qui sul canale. Ah, perché vi ho fatto una sorpresina, dato che ho saltato alcuni venerdì. E poi perché oggi c'è una collaborazione che non vedevo l'ora di fare, credetemi. Io lo sapevo già da qualche giorno, però non ho spoilerato nulla. Oggi, come avrete letto dal titolo del video, andremo ad aprire una mystery box super speciale. È una mystery box a tema Halloween, visto che ci stiamo avvicinando alla fantastica festa di Halloween, e non vedo l'ora di scartare il bottino che c'è dentro. Sono emozionato, sapete quanto io amo le mystery box. Ma prima di iniziare, io vi voglio invitare a lasciare un bel like, ad iscrivervi al canale qualora non foste ancora iscritti, a cliccare sulla campanellina che trovate qui in basso per essere sempre aggiornati su tutti i prossimi video e a cliccare sul tasto abbonati che trovate qui sotto e vi darà dei vantaggi esclusivi, quindi vi darà dei badge, vi darà delle emoticon bellissime per la super chat, ci saranno video in esclusiva e delle live dove potremo chattare in diretta. Ma bando alle ciance, iniziamo subito con lo spacchettamento della box, ragazzi, perché ce l'ho qui da un paio d'ore, credetemi, non stavo più nella pelle. Allora, premetto, è una collaborazione, questa box mi è stata inviata in regalo da questa azienda, a cui vi lascerò tutti i riferimenti qui sotto in descrizione, vi lascerò il loro Instagram, che così potete andare a sbirciare un pochino e soprattutto potete contattarli perché, credetemi, sono persone eccezionali, perché sono molto disponibili, anche con me che sono un rompiscatole, fidatevi, ma sono sempre stradisponibili. E la pagina Instagram si chiama Alomora Incantatem, cioè io già quando avevo letto il nome mi sono innamorato perché mi aveva iniziato a seguirmi questa pagina. E appena ho letto il nome ho detto: oh mio Dio, è stupendo già il nome! E praticamente è un'azienda nuova in cui creano mystery box pazzesche. Al momento ci sono due tipi di box, la box small e la box magnum. Ma mi hanno riferito che probabilmente ci possono essere delle novità, ma non dico molto, lascio dire a loro nel caso, ma guardate un po' cosa mi hanno mandato. Da-da! La Mystery Box Magnum! No, adoro, a parte che è enorme come box, ma poi vogliamo parlare del packaging, come l'hanno messo, cioè è stupendo, con tutti questi ragni incollati, ci sono i fantasmini sparsi sulla box. E questa corda, ma tipo lana, è bellissima, verde e nera. Oddio. Dico già che mi dispiace spacchettarlo perché, cioè, io già a vederla così me ne sono innamorato. Però, mio Dio, non vedo l'ora. Ora andiamo subito ad aprire, ragazzi, perché io non sto più nella pelle, quindi aiuto! Allora, vi dico già che devo fare un attimino di attenzione perché mi hanno detto che hanno messo anche una letterina per me personale e quindi quella la leggo poi in privato. Anzi, probabilmente adesso magari stoppo un attimo e la leggo. Allora, vediamo se ce la faccio perché non sono molto bravo a togliere i nodi. Ok, ce l'abbiamo fatta. In realtà ho accorciato un attimino il video perché non riuscivo. No, comunque top! Allora, sapete quanto io amo le mystery box e quant'altro, ma trovarle così curate è veramente cosa rarissima. Io penso di non aver mai trovato box curate in questi dettagli. Di solito ti arriva la scatola proprio anche mezza rotta con tutta la roba buttata dentro così. Adesso io dentro non so come sia, però già l'esterno mi piace. Questo colore è top, quindi me lo metto a mo' di ghirlanda hawaiana. No, non mi può cadere la box. Adesso andiamo ad aprire, ragazzi, no, perché sono stracurioso. Allora, vediamo da dove si apre. Da qua. Siete pronti? Oddio. Allora, no, adesso vediamo se non spoilero, perché se si vede già qualcosa abbasso subito l'inquadratura perché non voglio rovinare a voi la sorpresa, ma rovinarla anche a me. Quindi andiamo ad aprire.
Oh mio Dio! No, vabbè, colore assolutamente a tema Halloween. La velina, sì, la sto tenendo un attimo con la testa, chiusa dagli adesivi a tema Halloween. E qui ho trovato una chiave che ora vi spiegherò il tutto. Però aspettate perché devo andare un attimo a beccare. Mi ha detto subito sotto la velina c'è una lettera. Quindi ora me la cerco, me la leggo e poi andiamo avanti con lo spacchettamento. Ok, ho letto la mia letterina, grazie, grazie mille a Claudia e Luigi. Veramente grazie. Allora, prima di iniziare a spacchettare, avevo delle istruzioni dentro anche nella lettera. E quindi ho due cose da dirvi. Allora, come vi ho già detto, c'è sia la box Magnum, che è questa, sia la box Small. Poi sotto vi do anche tutti i riferimenti con i vari costi e vi lascio anche direttamente il link per andare direttamente sulla loro pagina. Una cosa che ho letto all'interno della lettera, che la chiave che io ho trovato qui, cioè bellissima, io al momento non la voglio staccare perché è fatta benissimo. Ora ve la avvicino, guardate che carina. È proprio una chiave in metallo. Con il fiocchetto nero ad oro. Allora, questa chiave non la si trova in tutte le box, capita così a random e chi la trova avrà diritto al 10% di sconto sull'acquisto di altre box, quindi adoro. Ultimissima cosa, poi veramente apriamo, altrimenti come al solito faccio i miei video lunghi una vita. Mi hanno rilasciato anche uno sconto del 5% per tutti voi che mi seguite e nel momento dell'acquisto basterà dire che avete il codice GABRI03. Con questo codice avrete appunto lo sconto del 5% sia sulla box Magnum che sulla box Small e in più avrete anche un omaggio, ma non si sa cosa, perché ovviamente è una sorpresa. Oddio ragazzi, cioè io sono stragitato, allora andiamo ad aprire gli adesivi. Oddio, ma mi dispiace pure romperla questa carta perché è stupenda. Allora aspettate che vedo di aprirla senza fare troppi danni, perché mi piace troppissimo. Allora, uno e due. Ora non so neanche io se guardare già subito. No, infiliamo la mano, ragazzi. Quindi metto la box qui in modo tale che anche voi. Ma sento qualcosa tipo di peloso. Oddio, che cos'è? No, c'ho paura, ragazzi. Ma che cos'è? Ma è tipo cotone. No, aspettate che provo. Oh mio Dio, sì. Però ho paura a farvelo vedere che. No, si vedono cose forse. No, non si vede niente, quindi forse riesco. O comunque si vede poco. No, ragazzi. Guardate come si presenta. Con tutto questo pseudo cotone. Tutti questi, oddio, tutti questi gattini. No, vabbè, aspettate che ora ve li faccio vedere bene. Aspettate che prendo i colori che ora trovo qui in alto. Allora, aspettate. Eccoci qua, guardate. Ma sono stupendi! E li hanno messi a mo' di coriandoli. Quindi, no, io adoro troppo. Niente, ragazzi, non ce la faccio più. Andiamo a sbirciare. Allora, vediamo subito una cosa che c'è qua sopra. No, io cioè non ho parole. Ma è stupendo! Allora c'è. Oddio, aspettate che c'è un po' di cotone. C'è questo lecca lecca, ma guardate cosa hanno attaccato. Pure un ragnetto! No, stupendo, ragazzi. Ecco, adesso non perché è una collaborazione, perché anzi, loro sono stati molto chiari, mi hanno detto esprimiti liberamente come te la senti. Quindi sapete che se le cose non mi piacciono, forse sbaglio, ma lo dico. Però ragazzi, no. Guardate anche un semplice ciupa ciupa come si presenta. Adoro già. Dopo me lo mangio. Non so che gusto sia. Oddio, mi sa che all'interno c'è anche un. Vabbè, io le chiamo le cicche, il bubblegum. Adoro, no, troppo, dopo me lo mangio. Oddio, andiamo a sbirciare altro. No, io adoro troppo le box, ormai mi conoscete. Oh, ma non ci credo. Guardate cosa c'è dentro. Allora, aspettate che mi avvicino, va, che forse è meglio. L'involucro con scritto Happy Halloween. Poi c'è questo pseudanello con il teschio.
Ma qualcosa mi dice che è commestibile. Aspettate ragazzi, devo aprire, cioè non ce la faccio. Mamma mia, sì, ragazzi. E ha un profumo strabuono. No, dai, almeno questo fatemelo assaggiare, vi prego. Anche perché poi inizio la dieta, quindi poi me li devo godere adesso. Oh mio Dio, ragazzi, è una cosa buonissima. Minimo è un pastello a cera e io me lo sto mangiando, però è buono, cioè. No, non è un pastello a cera, ovviamente sto facendo lo scemo. Cioè, spero. Oh mio Dio, vabbè. Poi, oddio carinissimo, un altro ciupa ciupa. Questo sarà contento Diego perché almeno ne abbiamo uno a testa. Altrimenti mi dice, apri tutte le cose, ci sono solo le cose per te. E invece, poi andiamo a sbirciare cos'altro. Ma cos'è? Oh mio, no, aspettate ragazzi. Cioè, già che ha questi colori olografici, io adoro. Non ci posso credere. Oh mio Dio, ma è un astuccio, ragazzi. È bellissimo. No, vabbè, allora, butto tutte le carte. No, guardate questo astuccio. Con la cerniera che forma la bocca. Top, io amo troppo. Ma scusa. Oh mio Dio, ma si apre pure tutto. Io pensavo che quelle attorno erano così di bellezza. E invece si apre tutto, guardate, no, la cerniera olografica, poi ne vogliamo parlare. Oh mio Dio, no, questo qua lo userò subito. Dovevo andare a comprare un astuccio, ma niente da fare. In realtà userò questo, no, stupendo, lo amo. E poi carinissima la bocca con la cerniera. No, mi piace un sacco. Vabbè, sapete che quando c'è queste cose di cartopazia io amo infinitamente. Poi, questi. Questi sono sticker di Halloween, carinissimi! Oltretutto non sono buttati dentro così come si trovano tante volte, ma hanno proprio anche la loro, il loro sacchettino trasparente. Carini! Questi qua so già come usarli perché per la festa di Halloween ho in mente una cosa e quindi già li userò sicuramente quest'anno. Top! Poi aspettate che andiamo a beccare altro. Allora vi dico che c'è una marea di cose. Se non erro ce ne sono circa 20. Questo. Oh mio Dio. Adesivi. Qua mi colpite su un punto che amo. Aspettate che li tiro fuori. Oh mio Dio. No, adesso ve li faccio vedere. Aspettate che appoggio. Ok, appoggio la scatola. Gli adesivi a tema Nightmare Before Christmas. No, vabbè, io li amo! Allora, loro lo sanno che sono anche amante della Disney, ma non so se è stato fatto apposta o cosa, ma io adoro! Oggi andiamo a beccare cos'altro c'è. Allora, è bellissimo perché è tutto nei sacchettini, cosa top. Le Big Bubble. Non le mangio da un secolo, ragazzi. Oltretutto. Ma no, non ci credo. Pure questa è tema Halloween. Aspettate che ve le apro. Cioè, guardate. Io non le ho mai viste le Big Bubble con gli zombie. E oltretutto è una vita che non mangio Big Bubble. Quindi, sì, lo so, non è una cosa carina da fare mangiare le cicche davanti a una videocamera, però non mi interessa, dato che non siamo della D'Urso. Ma siamo sul mio canale, quindi mangiamo una cicca. All'anguria, ovviamente, perché è uno dei miei gusti preferiti. Mamma mia, adoro. Andiamo avanti. Oh, non ci credo. Allora, questo non riesco ad aprirlo e mi sono dimenticato di portare le forbici. Quindi, vabbè, ve lo faccio vedere così. È un timbro con il gatto. Adoro troppissimo. Appoggio qui. Mamma mia, quest'anno potrò altro che fare decorazioni con tutte queste cose. Andiamo a vedere. Adoro! No, vabbè, ragazzi. La spilla di Nightmare Before Christmas. Io adoro. Quest'anno ho deciso allora. Per Halloween il tema sarà Nightmare Before Christmas. No, vabbè, io sto adorando tutto ciò. Ma quanta roba c'è oltretutto? Credetemi che sto passando la mano e c'è pieno di sacchettini.
Altra caramellina! Fantastica! A teschio anche questa, quell'altra è la rosa. Questa invece è bianca, questa non la apro perché altrimenti il problema non è che vanno male, il problema è che poi me le mangio tutte insieme perché mi conosco e quindi ok, mangiarle ma devo andare un po' alla volta. Ora, no, che bellina. Allora, partiamo dal presupposto che anche i sacchettini, allora mi dispiace che fa un po' di riflesso la luce, ma anche i sacchettini hanno gli adesivi di Halloween. Qui abbiamo una Biro Bic nera e una matita nera. Cioè, io adoro, ma guardate anche la matita, che è tutto nero. Io queste matite non le ho mai viste tutte nere. Adoro! Allora, c'è da dire che fino ad ora non c'è un prodotto che non sia tema Halloween, è proprio fatta stra bene. Queste cosa sono? Fizzy candy, quindi le caramelle quelle frizzanti dovrebbero essere. Con all'interno una cicca, io adoro, mamma mia. Sempre a tema Halloween, queste penso che siano... Adesso non la devo aprire per forza, scusate, ma... Esatto. Queste sono quelle che fanno diventare la bocca totalmente blu. Le amo da impazzire. Una volta ne mangiavo a quantità industriali, poi non le ho più trovate. E quindi, mio Dio, benissimo. Peccato che ho messo in bocca la Big Bubble, altrimenti me la mangiavo subito. Vediamo cosa c'è qui. Allora, un altro pacchettino delle caramelle che colorano la bocca di blu. Top, 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 top. Oddio, ma io non vedo l'ora di mangiarmele tutte. Vediamo cosa... Mamma mia, ma che carini. Questi sbarruccicano. Altri adesivi. No, vabbè, ma lo vedete dal riflesso della luce quanto sbarruccicano. Li amo. C'è la strega, le zucche, la scopa con il gatto, il pipistrello. No, vabbè, stupende. Ragazzi, mi avete salvato la vita per questo Halloween, che posso fare una bella figura. Poi, oddio, ma qui non finisce più la roba. Mamma mia. Matita. Top. Avete fatto apposta a mettere questo colore perché ultimamente sono in fissa con il rosa. Fucsia con i ragnetti e le ragnatele. Matita. Top, stupenda. Penso proprio che conoscete bene i miei gusti perché mi avete messo anche cose rosa e ultimamente sono in fissa con il rosa. Poi, oddio, cos'è questo? È un teschio giallo, ma non capisco cosa sia. Aspettate, penso che sia una gomma perché al tatto ha proprio la consistenza della gomma, poi c'è un buco sotto, quindi probabilmente si infila la matita ed è una gommina a teschio. No, carinissima. Ciao, ragazzi, qua altro che aprire una mystery box. Qua devo comprarne a quantità industriali perché mi piacciono un sacco. Qui, oh mio Dio, forse avete colpito su un'altra cosa che io amo. No, vabbè, questi mini block notes, guardate che carini. No, top, 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 top. E all'interno ci sono i foglietti bianchi, eccoli qui. No, ma sono stupendi. Mi piacciono un sacco. Vabbè, per tutto il video urlo. Allora, aspettate che sto andando da un angolo, faccio tutto un angolo, poi vado in fondo, eh. Poi qui. Mamma mia, ragazzi. Io vi amo, punto. Guardate che ho qui. Oddio, è meraviglioso. Questa avevano messo, se non erro, la foto sul loro Instagram. E già me ne ero innamorato quando l'avevo vista nella foto. Oddio, l'adoro questa qua. La metto subito sulle mie chiavi di casa. Poi. Ragazzi, qua mi sa che questo video viene eterno perché c'è tantissima cose. Ah, qui abbiamo una thank you card. Eccola qui. Aspettate che fa super riflesso. Guardate che pucciosa che è. No, l'adoro troppissimo. Allora, incantatem, stationery box and more. Fantastici. Mamma, che caldo con queste luci.
Allora, poi andiamo. Cos'è questa cosa? Oh, ma cos'è? Guardate già come si presenta. Allora, nero adoro. Ma aspettate che io adoro perché ci sono tutti gli adesivi. Queste box, allora, lo ripeto, non voglio essere ripetitivo e non lo dico solo perché è una collaborazione, ma fidatevi, questa box è proprio curata nei dettagli, cosa che non succede sempre, anzi non succede quasi mai, perché credetemi, ne ho comprate tante di box anche per farci video e tante volte i video li ho eliminati proprio perché le box erano una cosa inguardabile. No, vabbè, guardate questo quaderno total black, fantastico, all'interno pagine bianche. Ragazzi, mi sa che qua devo iniziare a fare degli scrapbooking. Mi sa che ne inizierò perché questo quadernetto mi ispira parecchio. Oddio, fantastico! Poi andiamo a beccare qualcos'altro. Allora, questo ancolo forse l'ho finito. Ora aspettate che sposto il cotone, qui sento ancora qualcosa. Che cos'è? Oddio, un altro ciupa ciupa. Aspettate perché vabbè c'è un po' il cotone attaccato. Eccolo qua, adoro, fantastico. Che bellini, ma questi qua i ragnetti li riciclo, ovviamente. Poi andiamo a vedere, aspettate. Oddio, quante cose. Ragazzi, guardate questi. Allora, non so il nome, ma guardate quanto sono belli. Sono decorazioni. Adesso però se dico una cosa me la spoilero. Allora, vi dico solo che mi servivano. Non vi dico il perché uscirà un video prossimamente. Però sarei andato in questi giorni alla ricerca di queste cosine, di queste decorazioni. Niente, vi amo. Oddio, adoro troppissimo. Poi andiamo. Oh, no, vabbè, questa l'amo già, è una Biro, ve lo dico subito. Allora, all'interno abbiamo questo ragno, mi piace il colore un sacco. Adesso vediamo se riesco a mettermelo addosso da qualche parte. Sì, ci sta qua. No, guardate sta Biro con la siringa e all'interno il pseudo sangue. No, è fantastica. Poi ovviamente schiacciando qui esce la punta. Fantastica, l'adoro. Ah, ok, non riuscivo a rimettere dentro la punta. Praticamente si schiaccia qui e poi si schiaccia il bottoncino che c'è qui per far ritornare dentro la punta. Bellissima, grazie. Ho la passione per le Biro. No, questo ragnetto se ne va. Oddio, quanto adoro. Poi, altro sacchettino. Altro Biro, che bellina, arancione a tema, proprio con l'adesivo che c'è del ragnetto. Grazie ragazzi, ma quanta roba c'è dentro. Ma sta box è immensa. Questo cos'è? Oddio, aspettate perché ho trovato questa qua, ma non capisco cosa sia. Eccolo qui. Ragazzi, vi dico che finché non l'ho aperto non capivo cosa fosse. Ora ho capito. È un segnapagine, ma calamitato. Vedete che si apre, aspettate. Eccolo qua. Poi lo chiudete tra una pagina e l'altra e segna la pagina. Oltretutto qua si può aprire le gambette della strega. Vedete che c'è la strega nel calderone. No, è bellissima! Anche questi li adoro troppissimo. Sta box mi sta piacendo troppo. Ora c'è una cosa che giro qua piccolino. Ok, mi sto spaventando. È un altro ragnettino di quelli azzurri. Ora ne abbiamo ben due. E ora penso che siamo arrivati all'ultima cosa, che ho già sentito da un pochino. Però essendo grande, ho voluto lasciare per ultimo. Ora fatemi toccare bene. Sì, basta, sotto ci sono solo i micetti. E ora andiamo a vedere sta cosa che è enorme, ma non capisco cosa sia. Ragazzi, ma non ci posso credere. Aspettate che sottolineo un po' i gattini che ci sono attaccati. Non ci posso credere, ragazzi. Guardate il peluche di Nightmare Before Christmas. Ragazzi, ma è bellissimo.
Oh mio Dio, no, devo aprirlo assolutamente questo. Non ho parole, non mi aspettavo una cosa del genere all'interno. Guardatelo! È stupendo! Buona, sapete che io ora inizierò ad addobbare casa per Halloween, quindi preparatevi che dai prossimi video probabilmente vedrete tutti gli addobbi halloweiani. Ok, ce l'ho fatta a dirlo. No ragazzi, ma è stupendo, oltretutto è veramente grande. Non mi aspettavo di trovare tutto ciò nella box. Allora, abbiamo completato il tutto. Guardate, no, comunque si presenta troppo bene. Cioè, pieno, pieno, pieno. Dopo li toglierò perché li voglio tenere. Di micetti colorati, guardateli qua che girano in mezzo al cotone. Sono bellissimi. Ragazzi, io devo dire che sta box mi ha sorpreso non piacevolmente di più, perché non mi aspettavo che ci fosse tutta questa roba. Cioè, ho qui tutto l'angolo pieno di cose. Ma soprattutto non ce n'è mezza che ho detto carina. Ma ripeto, non perché è una collaborazione, anzi, lo sanno e mi hanno anche detto di essere il più sincero possibile. Ma veramente non c'è niente che non mi piace. Cioè, quindi io ringrazio ancora Claudia e Luigi per questa opportunità che mi avete dato. Cioè, vi ringrazio tantissimo. Io vi ricordo ancora di andare sul loro profilo Halomora Incantate. Vi lascio comunque tutto sotto in descrizione. Vi lascio anche poi i prezzi delle box. E vi ricordo ancora il codice sconto che mi hanno rilasciato, che è Gabri03, che vi darà diritto al 5% di sconto su qualunque box, small o magnum, che voi vogliate. A questo punto mi sa che se poi usciranno quelle natalizie, un giretto ce lo devo fare per comprare anche quelle natalizie. Anzi, fatemi sapere qui sotto nei commenti, innanzitutto, se vi è piaciuta la box. Seconda cosa, se avete intenzione anche voi di comprare questa box, che secondo me merita un casino. Ah, mi stavo dimenticando una cosa che mi hanno riferito, che se voi comprate, ipotesi, se voi volete comprare sia la versione small che la versione magnum, non troverete le stesse cose, saranno cose comunque diverse, quindi se una persona vuole prendere sia quella grande che quella piccola, può prenderle perché intanto troverà sempre cose diverse. Direi che il video si può concludere qua, anche perché penso che sia stato anche lunghetto, ma c'era veramente un sacco di cose dentro. Io vi ricordo ancora una volta, se questo video vi fosse piaciuto, di lasciare tanti 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 like, di iscrivervi al canale qualora non foste ancora iscritti, di cliccare sulla campanellina che trovate qui in basso per essere sempre aggiornati su tutti i prossimi video e di cliccare sul tasto abbonati che trovate qui sotto per avere contenuti esclusivi solo per voi abbonati, quindi video in più, live dove potremo chattare in diretta. Sotto in descrizione vi lascio il link per potermi seguire su Instagram, su Facebook e su TikTok. Vi lascio anche sotto, sempre in descrizione, i link per poter contattare lo staff di Halomora Incantatem. Vi lascio il codice sconto per avere lo sconto anche voi nell'acquisto delle box. Io vi mando un bacione grande grande e ci vediamo venerdì con il prossimo video. Ciao!